partenza subito buona la partenza, con qualche errore. Vediamo le posizioni. Al comando cerca di andare il numero 8 di Pergine Alor, con all'esterno Pendrago DVM che riesce ad andare al comando nei confronti di Pergine Alor. Poi Pecchiaiolo Jet arriva dalle retrovie Pussycat. Pecchiaiolo prova a anticipare, poi deve ritrarsi perché Pussycat insiste. Pendrago al comando, Pussycat che va a spingere dopo 500 metri con Davide Cangiano che fa spendere Pussycat, che finisce con lo sbagliare. Al comando Pendrago DVM, davanti al numero 8 Pergine Alor, poi terzo in corda Pecchiaiolo Jet, segue il 4 Prataline davanti a Pino Orlandi, un parziale veloce in 14.2 per Pendrago DVM che ha retto la bordata del Pussycat. Adesso può rifiatare, Pecchiaiolo Jet non sposta, sposta Pino Orlandi, seguito nell'azione da Pellegrini OK e poi da Portland Wise AS30 per questi 400 metri intermedi. Non si è mai rallentato, con Pecchiaiolo Jet che si affaccia, scoprendosi prima dell'arrivo di Pino Orlandi, con Portland Wise AS che fa la stessa cosa, però sbaglia. Pecchiaiolo Jet adesso a un chilometro dall'arrivo va all'attacco di Pendrago DVM, che però reagisce con un parziale in 15. Pecchiaiolo comunque cerca di rimettersi sotto, mentre Pino Orlandi non avanza più di tanto. Adesso si scopre a mezza via Prataline. È successo tanto, ma davanti c'è sempre Pendrago DVM, che adesso percorre la curva in 15.1. Pecchiaiolo sempre in schiena, adesso si affaccia all'esterno. Pecchiaiolo Jet, quando mancano 400 all'arrivo, va su Pendrago e dà un attacco. Pendrago DVM si piega un po', adesso Cangiano lo richiede, Pecchiaiolo però cerca di passarlo prima della retta d'arrivo. Pecchiaiolo Jet e Pendrago DVM, con Pecchiaiolo che adesso è passato dopo una curva in 14.7, va a spaziare Pecchiaiolo Jet che si distende al comando, viene un po' richiesto da Antonio Di Nardo all'impegno, ma Pecchiaiolo ormai ha fatto sua la corsa e va a vincere nei confronti comunque di un ottimo Pendrago DVM e poi del 4 Prataline. 29.9 a chiudere, 15.2 per la retta d'arrivo, il successo di Pecchiaiolo Jet, Antonio Di Nardo al doppio in serata per il training di Vincenzo Tufano, i colori della Pine Chip, con un successo molto buono, 14.8 2000 metri, Pendrago DVM ottimo secondo, Prataline ottima terza, conferma di una linea molto molto positiva.